continuo a scendere. Non sono scale, non è un sentiero. Il mio corpo è pieno di sfere di vapore acqueo. Scivolo con una direzione e intensità costanti. Sono immersa in un colore marrone nero, compatto quel tanto da non disgregarsi. Perché avevo raccolto le alghe? Sapevo che mi avrebbero guardato le spalle. Invece me le hanno toccate. Solo dopo avevo saputo che mi avrebbero ricordato della presenza situata, dato che in un anno di relazioni sociali digitali stavo perdendo il senso e i margini della mia corporeità, le alghe hanno iniziato a parlarmi. L'ultima cosa che presi prima di rientrare per il coprifuoco. Il web ci stava allontanando ad una velocità impensabile prima, dalla percezione corporea di essere parte del pianeta. La gente era narcotizzata e io mi attrezzavo per tenermi sveglia. Cercavo alleanze. I granelli di terra non sono più densi dei miei ricordi. Le gambe vorrebbero tirarmi fuori dal precipitare. Non ci riescono, vedo una gola. Il buco di carne è importante, autorevolezza animale. Una valvola membrana con movimento a spirale, iperspazio sotto veglia. Tra una superficie e l'altra. Contemporaneamente sento un urlo nella stanza che irrompe nelle orecchie, attraversa il timpano, in una catena di trasmissioni neurali raggiunge il cervello e le immagini da internet. La voce ci riesce. Prende al volo la mente che sta precipitando nel labirinto di una scena che vorrebbe ripetere se stessa all'infinito. L'urlo non è stato comandato dal cervello, è stata iniziativa della mia laringe. Ha protetto la mente da una narrazione horror accaduta libera. Un po' come adesso. Non ci sono appigli. E non sto cadendo. Non sono in preda al terrore. Non sono preda. Mm-hmm.